Per il secondo match di giornata del Memorial Marcucci scendono in campo allo stadio Jelasi la Polisportiva Carso e il Perugia. Parte bene l'11 di mister Del Prete, che trova il vantaggio al decimo minuto del primo tempo ed è un grandissimo gol messo a segno da Ivan Squerzanti, che con il destro a giro trova l'incrocio di pali alla sinistra dell'estremo difensore del Perugia per il gol che vale momentaneo 1-0, con cui la Polisportiva Carso si porta in vantaggio nei confronti degli Umbri. Ancora Carso pericoloso qui sugli sviluppi di un calcio piazzato, poi dopo un batti e ribatti un gran tiro con la sfera che termina però sul fondo. Era stato Spirito a provare la conclusione. Risponde il Perugia, inizio ripresa, qui una conclusione ribattuta. Poi un minuto più tardi ancora Perugia pericoloso, qui la conclusione termina però di pochissimo al lato della porta difesa da Sciarra. Poi sempre Sciarra qui che si fa trovare pronto in due tempi, blocca la sfera al 47esimo, cioè al 20esimo del secondo tempo. Arriva però il gol del 2-0 della Polisportiva Carso, lo mette a segno Riccardo Carnellutti con un gran tiro di collo destro che beffa l'estremo difensore del Perugia, realizzando così la seconda marcatura di giornata della Polisportiva Carso, che mette così al sicuro il risultato. Carso che poi si rende ancora pericoloso qui con la conclusione da parte di K, deviazione in calcio d'angolo. È l'ultima emozione dell'incontro, gara che termina con la vittoria per 2-0 della Polisportiva Carso di mister Gennaro Del Prete sul Perugia. Carso che incamera così i primi 3 punti del torneo in vista delle gare di domani.